Transformers, robots in disguise. Bye, Steve. Ah, l'amore! Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana di Transformers su Facebook. Oggi parleremo di uno dei personaggi più riconoscibili della Generation 1, cioè Freccia Sideswipe. Una Lamborghini rossa che diventava uno dei robot più stilosi in assoluto e già come giocattolo G1 era tra i robot più proporzionati. Scavezzacollo insieme al fratello Sunstreaker Lince, con il quale formava la coppia di gemelli Lambor. Appunto a Sideswipe sono stati dedicati molti modelli, quale più quale meno, ma tutti abbastanza riusciti, e andremo a vederne qualcuno dalla mia collezione. Iniziamo subito da questo passaggio storicamente importantissimo, poiché questo Masterpiece 12 Lambor del 2012 è il primo auto robot di questa taglia. Prosegue la scala tra Masterpiece, iniziata dal Masterpiece 10, ma appunto è da questo Lambor che realmente si è preso coscienza di questo discorso delle scale tra Masterpiece, in quanto, ribadisco, è il primo Masterpiece di questa taglia. Tra l'altro, a mio parere, esordio di questa classe di Masterpiece auto, davvero dignitosissimo. Tutt'oggi, nonostante siano passati ben 11 anni, è ancora uno dei migliori Masterpiece prodotti, a mio parere. Ovviamente stiamo parlando di Masterpiece ufficiali. E siccome questo modello è speciale, si merita il nostro momento birretta, che apriamo, e voilà! Mentre sorseggiamo ci andiamo a guardare una bella galleria fotografica dal nostro gruppo di Autorobot.it. La Universe 2008 ci delizia con questo Deluxe che aggiorna ed evoca il personaggio, davvero notevolissimo ancora oggi, alt mode dettagliatissimo con cerchi satinati, anche il componente sulla sommità è satinato, ovviamente si può staccare. Notevole anche il fatto che ha la pistola integrata sotto. Mold condiviso con Sunstreaker, che però si adatta molto meglio al nostro Sideswipe, del quale ci andiamo a guardare un'altra nostra galleria fotografica. Facendo un salto indietro nel 2003 abbiamo questa stupenda versione Alternators, linea di cui ho già ampiamente parlato in un video sempre qui su questo canale, linea con modelli che enfatizzavano la modalità alternativa con portiere apribili, cofano apribile, motore che diventa la pistola, pneumatici in gomma morbida, cerchi argentati, interni scolpiti,
è tutto ciò che possiamo desiderare praticamente da una perfetta Burago. Molto particolare questa versione Fall of Cybertron 2012, purtroppo un'occasione sprecata poiché questo modello è afflitto dalla riduzione delle plastiche di quel periodo ed anche, diciamo, la struttura è carente dal punto di vista della stabilità in robot mode. Resta comunque un modello molto carino, tuttavia, ripeto, penalizzato da quanto appena detto. Notevolissimo questo Siege della trilogia War for Cybertron, a mio parere in assoluto uno dei migliori deluxe della trilogia, non solo per un discorso estetico ma soprattutto strutturale, poiché praticamente non ha vuoti. Stupenda questa versione Masterpiece della Bad Cube Steam Roll, che rispetto al Masterpiece ufficiale propone un robot molto più show accurate. Devo dire che è molto leggero questo modello, non ha metallo, tra le mani, ripeto, molto leggero, però ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ottima anche la trasformazione, ottima anche l'auto, nel complesso davvero un ottimo Masterpiece. Discorso a parte per questo Sideswipe Revenge of the Fallen 2009. Al di là del gusto sui film, anche a me, a parte il primo del 2007, gli altri di Bay non piacciono, ma ripeto, al di là del parere sui film, i modelli prodotti in quel periodo erano oggettivamente superlativi, anche qui al di là del gusto personale, però tecnicamente, ingegneristicamente, qualitativamente superlativi, con un rapporto qualità-prezzo per prodotti da scaffale davvero oggi impensabile per qualità di materiali e verniciatura. Una cosa che mi dà fastidio è fare un personaggio che sia per il colore grigio sia per le fattezze del robot non richiama assolutamente il personaggio di Sideswipe, ed è davvero un peccato perché il modello è davvero tecnicamente stupendo. Ma soprattutto la beffa è che è stato realizzato un recolor con sia la testa che appunto la colorazione che richiama molto di più Sideswipe. Quindi sarebbe stato molto meglio chiamare questo Sideswipe, farlo uscire nel film ed eventualmente ricolorarlo qui. C'è il discorso che, come spesso si è sentito, sullo schermo rende meglio il colore grigio rispetto al colore rosso, però insomma resta il fatto che se lo chiami Sideswipe questo assomiglia di più, questo assomiglia di meno, però ormai la frittata è fatta e ce la teniamo.
Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero di essermi un po' emozionato insieme a voi. Vi invito ad iscrivervi al mio canale ed a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.